Allora, sono qua in SOLIDWORKS e proviamo adesso a simulare una puleggia, ok, con le superfici. Ok, dunque è stata creata questa puleggia con le superfici, dopo andremo a dargli uno spessore di 1,5, dunque praticamente vuota all'interno. Dunque vado a nuovo studio, ok, stiamo cliccando qua, analisi statica, metto analisi statica 3 e clicco qua. Ok, il materiale è già definito. Andiamo a definire i vincoli come beh, possiamo già andare a definire come si dice il carico. Ok, dunque il carico esterno è come quello del video precedente. Dunque andiamo a mettere una pressione che era di newton millimetro quadro di 2. Non mi ricordo più adesso, 0,25 era 0,25. Ok, la superficie era questa in direzione contraria, giusto? Vediamo. Ok, sì, era praticamente così. Vabbè, in direzione in giù e chiudo. Poi andiamo a mettere i vincoli. I vincoli sono diversi rispetto al solido, perché comunque le facce in pratica non ruotano, mentre qui noi dobbiamo andare, quando andiamo a prendere gli spigoli, dobbiamo andare a vincolare anche le rotazioni. Dunque qui applichiamo gli stessi vincoli dell'altro, un pochino in modo diverso. Dunque avevamo una geometria fissa qui. Ok, perfetto. Una geometria fissa qui. Ok, poi avevamo quella simmetria. A questo punto come facciamo a crearla qui? Andiamo con vincoli avanzati, andiamo a selezionare tutti questi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, andiamo a selezionare questi qua. Non possono muoversi, possono muoversi solo lungo la superficie. Dunque qua devo imporre lo 0 di traslazione. In più devo imporre che non può ruotare fuori, ok? Dunque per forza, mentre la rotazione lungo è permesso, diciamo. Se vediamo il piano lungo, quel piano lì è permesso, dunque qua non tocco niente, lungo gli altri due, qua bisogna stare attenti, è 0. Questo è importante, cioè perché questa sarebbe la rotazione, questa è la freccia di rotazione e dunque mi porterebbe fuori, ok? E dunque devo azzerarli quelli lì, ok? Fondamentalmente. Vabbè. E dunque clicco qui. Ah sì, mi dimentico del piano che deve essere in pratica rispetto al piano e il piano è questo qui, sì, perfetto. Ok, dunque clicco e qui l'ho perfettamente vincolata e questi sono i vincoli. Sono i vincoli. Ok, adesso dobbiamo andare a dargli uno spessore. Ok, dunque dobbiamo tasto destro, gestione shell. Ok, dunque qui le nostre sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, e 6. Sottile, ok, mettiamo sottile, mettiamo superficie superiore e qua mettiamo lo spessore 1,5. Ok, e clicchiamo qua, dovrebbe essere. Ok, vediamo se, e qua chiudo, vediamo se ho fatto giusto, vediamo se ho fatto giusto, andiamo a modificare, gestione, modifica definizione, ok, perfetto, ok, anteprima completa, faccia superiore, qui non avevo messo il numero. 1,5, come mai? Ok,
Ok, adesso siamo giusti, vediamo, però qui c'è qualcosa che non quadra. Faccia superiore, perché offset, ah ecco, non voglio questo, ma voglio questo qui. Ok, voglio così, adesso quadra. Ok, dunque con lo spessore all'interno, non intermedio. E dunque clicco qua, dovrebbe essere a posto adesso, speriamo, ok? Dovrebbe essere a posto. Naturalmente, se noi andiamo a rivedere questo qui, modifica definizione, vediamo, ok, è tutto a posto. Faccia inferiore, e va bene, sono tutte inferiori, e poi c'è la faccia superiore, ok? Vabbè, se inverto superiore e inferiore, vediamo, questo va qua, vabbè. Io voglio così. Ok, e clicco qui. E clicco qua. Adesso io vado sul crea mesh. Ok, andiamo a creare la mesh e andiamo su parametri della mesh avanzati. Qua io voglio 1 mm. Ok, qua possiamo lasciare anche così. Ok. Va bene, dunque stiamo 1 mm che siamo dentro. Dunque, clicco qui, ok, e dovrei andare, ok? E lui, ma adesso mi sta creando la mesh. Ok, mi ha creato la mesh. Ok, vabbè. Ok, ho creato la mesh. Adesso io potrei andare fare andare la simulazione. Ok, ok, andiamo a fare andare la simulazione. Esegui. Adesso mi porto qui. Ok, dunque, adesso ha finito, ok, noi potremmo essere adesso interessati alla, diciamo alla trazione massima, ok, e compressione massima, dunque noi potremmo anche andare a vedere come risultati, innanzitutto possiamo vedere lo spostamento e fare la nostra classica animazione, ok, in cui si vede come si piega. Okay, che tende naturalmente a andare giù. Ok. Ok, vabbè. Qua chiudo. Ok, a questo punto io potrei andare a fare. Dunque io qua chiudo, qua mesh, carichi esterni, vincoli. Possiamo andare a trovare altri risultati. Dunque andiamo a trovare grafico di sollecitazione. Andiamo a prendere il P1, prima sollecitazione normale, ok, e andiamo qua, stiamo sulla superficie superiore, ok, stiamo sulla superficie superiore, ok, posso anche vedere i vettori, ok, mostro grafico come vettoriale, dopo vediamo come va. Opzioni grafici, qui io tengo sempre mobile e devo ricordarmi di cambiare questo newton millimetro quadro in megapascale e clicco. Vediamo, ho cliccato, ok, vediamo se va. Naturalmente qua io vedo i vettorini della direzione, ok. Se invece non voglio vedere che qua a questo punto hanno questa direzione e qui hanno quest'altra direzione, ok, io se non voglio vedere come voglio vederli normali, vado in modifica definizione e
vado a opzioni avanzate, tiro via mostro grafico vettoriale. Ok. Dunque, il mio problema, la mia tensione più grande, la massima tensione ce l'ho sulla P1, ce l'ho qui, ok, ed è 168,2, ok? Andiamo a vedere poi la tensione, andiamo a vedere il P3, ok, sì, andiamo a vedere il P3, però sul P3 sto, vedo così, sul P3 faccio questo invece. Dunque, vado qui, risultati, sollecitazione, sempre, però prendo questa volta il P3 che è quella di compressione, ok, dovrebbe essere, questa volta però prendo la superficie inferiore, quella che era arancione, ok, inferiore. Anche qui posso vederlo come grafico vettoriale, non lasciamo, qua mettiamo newton al millimetro quadro e poi in più vado qui che mi metto mobile e clicco qua, ok. Anche qui la compressione massima ce l'ho in questa posizione qui, ok. Naturalmente ce l'avrò sotto. Ok, difatti ed è meno 197,3. Ok, difatti se io vado a renderizzare, io questo potrei modificare definizione e andare in opzioni rendere spessore, scelto di più lento. Allora a questo punto vado qui, ok, qua vedo difatti sotto, la superficie sotto, che ha la compressione maggiore, ok? Qua si vede la differenza tra sopra e sotto, ok. Poi posso vedere anche il von Mises, ok? Naturalmente, vabbè, anche questo posso vederlo come plot. Andiamo a vedere come il 3, se ci fa vedere modifica definizione. E andiamo opzione avanzata, però non posso vederlo, mostro come grafico vettoriale. Ok, naturalmente mi fa vedere quella sotto, però qui ok, andiamo a vedere qui. La posizione, risultato deformato, vediamo, cambiando anche il risultato deformato. Allora, la mia posizione non mi ricordo più dov'era. Questo siamo sulla P3, sì, 3 principale, sulla P3, sì. E dov'era senza grafico, non mi ricordo più, modifica definizione. Modifica definizione superiore automatica, opzione mostra grafico vettoriale e naturalmente siamo su quella sotto, no, allora io qui mi ha modificato qualcosa, modifica definizione, io sto vedendo quella sopra, difatti mi sono dimenticato di inferiore, ok, ah, era in questa posizione qua, in questa posizione qua. Qua a cavallo, se noi andiamo a vedere modifica definizione e andiamo a vedere inferiore e andiamo a vedere il grafico vettoriale. Col grafico vettoriale non posso fare rendering 3D, ok, delle cifre. E qui io la direzione ce l'ho di compressione, ok, in questa direzione qua. Va bene, va bene. Ok, mentre se io vado qui, mostra, cambio queste, modifica direzione,
vado a vedere superiore, no, devo stare sempre sul superiore perché sennò sbaglio. Spessore, no, questo toglio, mostra grafica vettoriale. Andiamo a vedere, e qua ce l'ho di tensione. Va bene, ok, massima tensione, massima compressione. Abbiamo trovato la zona, ok, massima tensione qui, massima compressione qua, e poi possiamo andare a vedere che cosa, possiamo andare a vedere il von Mises, ok, e dunque andiamo a fare graficare, andiamo a graficare sempre sollecitazione, andiamo, però questa volta von Mises, ok, von Mises, sente, millimetri qua, facciamo superiore, sì, dopo già tanto possiamo fare il rendering, ok, sì, a questo punto possiamo togliere il sagoma deformata, andiamo a fare questo. Ok, il von Mises però modifica definizione, andiamo a fare rendering 3D, opzioni avanzate rendering 3D e newton millimetro quadro e l'altro qua, opzione grafici mobile, che così, ok, dunque abbiamo un 173, abbiamo qua la zona sotto, abbiamo un 173, ok, sì, e sopra abbiamo su un 140 qui. Dovremmo andare a vedere con la sonda, se riusciamo, vediamo. Vediamo se me lo prende, sì, valore 144 è superiore e 170 è quello sotto. Ok, quello della superficie sotto e quello del, vediamo, sì, ok, 142, 167, comunque siamo lì, ecco, e possiamo anche vedere il von Mises superiore ed inferiore. Ok, vabbè, spero di essere stato utile e ci vediamo alla prossima, arrivederci.